In questo video parliamo dei principali vantaggi di avere un visto residente degli Emirati Arabi Uniti. Avere un visto residente degli Emirati Arabi Uniti non vuol dire necessariamente spostare la propria residenza fiscale negli Emirati Arabi, quindi io potrei continuare ad essere residente in Italia o essere iscritto all'AIRE perché sono residente a Londra, ma poi avere un visto residente perché magari ho necessità di non essere soggetto a determinate restrizioni, ho necessità di entrare o uscire dal paese come più mi pare piace e quindi il visto turistico inizia a non andare più bene. Ma sono due cose diverse. In questo video, ripetiamolo, ci concentriamo dei vantaggi di avere il visto residente, il visa resident. Primo vantaggio che abbiamo già accennato è che mentre col visto turistico ho delle restrizioni, quindi io posso accumulare fino a 90 giorni in 6 mesi, vuol dire che posso stare anche 90 giorni di seguito, ma poi per altri 90 giorni non posso stare nel paese, a meno che di non incorrere in sanzioni ed essere comunque illegale nel paese. Mentre col visto residente posso entrare, uscire, posso anche stare tutto l'anno negli Emirati Arabi senza alcun tipo di problema. E in più il visto turistico non mi dà la possibilità di lavorare, quindi certamente io posso entrare per fare degli appuntamenti commerciali, ma di fatto non posso operare nessun tipo di attività sul territorio. Grazie al visto residente è possibile aprire un conto corrente societario e personale. Oramai quasi tutte le banche ti richiedono un visto residente per poter aprire il conto corrente. Devo dire sui conti personali c'è una maggiore flessibilità, ma se io non ho il visto residente e voglio aprire un conto corrente negli Emirati Arabi, devo iniziare a presentare molti più documenti, motivare perché voglio aprire questo conto corrente. Potrebbero richiedermi di fare dei depositi iniziali più alti, sottoscrivere magari dei piani di investimento con loro e così via. Mentre col visto residente io vado in banca, presenterò giusto un paio di documentazioni e il conto è aperto dopo pochi giorni. Grazie al visto residente posso acquistare un'auto, affittare una casa o un ufficio, quindi posso fare tutto quello che di fatto mi serve per poter avere un punto d'appoggio negli Emirati Arabi. Coloro che hanno il visto residente hanno diritto alla Emirates ID, che è legata al visto, quindi quando poi cancello il visto perdo anche la Emirates ID. Emirates ID che mi dà diritto ad una serie di vantaggi a sua volta. Primo fra tutti quello di poter entrare e uscire dal paese ai controlli aeroportuali semplicemente strisciando la mia Emirates ID, quindi non farò più i controlli doganali. Il visto residente mi dà diritto anche ad avere una patente locale, quindi io posso fare una conversione della patente, la patente italiana viene riconosciuta, quindi è semplicemente una pratica burocratica, non dovrò fare nessun esame e quindi io avrò anche una patente degli Emirati Arabi. La stessa Emirates ID diventa praticamente indispensabile per poter accedere a tutta una serie di servizi, quindi anche solo banalmente per fare il numero di telefono locale mi verrà richiesto come prima cosa di inserire la mia Emirates ID in un apposito lettore. In tantissimi sportelli pubblici oramai per un discorso di riconoscimento ti chiederanno di inserire la tua Emirates ID in un lettore. Ed infine, avere il visto residente degli Emirati Arabi è una condizione necessaria per avere facoltà di essere soggetti alla tassazione locale, che è pari a zero. Vado a leggere. Tutte le persone fisiche e le società incorporate negli Emirati Arabi sono esenti dalle tasse sul reddito, grazie ai trattati che escludono la doppia imposizione fiscale. Inoltre, non si è soggetti allo scambio di informazioni. Anche se abbiamo già fatto un video specifico in proposito, ricordiamo rapidamente che per poter avere il visto residente fondamentalmente abbiamo quattro opzioni. La prima, quella più semplice, quella di aprire una propria società, anche se poi non è operativa. Negli Emirati puoi tranquillamente mantenere delle società non operative e grazie alla società tu hai diritto al visto residente. La seconda è quella di aver acquistato un immobile di un valore minimo, un valore economico minimo, che oggi è fissato in 1 milione di dirham, circa 250.000 euro. E attenzione, non posso richiedere il visto fin tanto che c'è un mutuo in corso, quindi una volta che ho pagato per intero l'appartamento o l'ufficio potrò fare la richiesta di visto come investor. Terza possibilità è quella di essere assunto da un'azienda, quindi banalmente poi ci sarà l'azienda che si occupa di tutti gli incartamenti. Ed infine, se ho un parente diretto, madre, padre, moglie, marito, che ha uno stipendio minimo, quella persona a quel punto mi potrà sponsorizzare, quindi io avrò un visto residente per un rapporto di parentela diretto. Il visto dura in genere 1, 2 o 3 anni a seconda della condizione in cui è stato chiesto, tipo l'investor visa per chi ha acquistato un appartamento è di 2 anni, in alcune free zone la durata del visto è di 3 anni, in altre di 2,
ma la sua validità è legata alla condizione che ha generato l'emissione del visto. Quindi, se io ho acquistato un appartamento e ho il visto legato a questo appartamento, per mantenere il visto dovrò mantenere la proprietà dell'appartamento stesso. Così come se ho il visto legato a una società, per cui ho aperto la mia società per avere il visto, fin tanto che la società è aperta, anche se non è operativa, anche se fattura zero, anche se non ha neanche un conto corrente, io avrò diritto al visto. Quando chiudo la società, automaticamente perdo anche il visto e di conseguenza la MRSD. Per maggiori informazioni vi lascio qui in fondo i miei contatti, non esitate a scrivermi. Massalama!